Ritorniamo ancora allo spettacolo, un salto nel buio, appunto, che Tiziana Sensi ha diretto, appunto al teatro Colosseo. E abbiamo qui la presenza, tra l'altro, del presidente, che è Gerry Longo, che è il presidente della Tearca Onlus, che è l'associazione che ha prodotto proprio questo spettacolo. Esatto. E oltre al padrino, che era Massimo D'Apporto, c'era quella sera un personaggio molto che ha scritto pagine bellissime della storia del cinema Della televisione. italiano, della televisione chiaramente, E e un del personaggio tra teatro. l'altro che ha anche aderito all'iniziativa di Radio Roma, quella che abbiamo portato avanti per tanti anni per l'apertura di un pronto soccorso veterinario nella città di Roma, che il comune tra l'altro ha accettato dopo finalmente, e adesso stiamo aspettando 2 anni per prendere la decisione della Regione Lazio, che materialmente gestisce le ASL e i veterinari. E sto parlando della grande Sandra Milo. Benvenuta Sandra a Radio Roma. Buongiorno, benvenuti a voi e Ciao grazie per le belle Sandra. parole. Ce Ciao l'abbiamo. Tiziana, come va? Bene, te? Bene, bene, ma ti Bene. devo ancora ringraziare, guarda, per aver diretto quel grande spettacolo che abbiamo visitato con lo CEO e che veramente è stata una cosa grandiosa, non solo per le persone che vi hanno partecipato, per tutti gli studenti, ma anche per il pubblico, perché a un certo punto tu hai fatto un pezzo che era tutto di suoni, di rumori, di cose, e io per la prima volta, io e tutti quelli che naturalmente eravamo presenti, siamo riusciti a capire che cosa vuol dire. Che cosa può essere, cosa vuol dire la vita di una persona non vedente, no? È stato un momento estremamente emozionante e poi anche di grande unione perché per la prima volta mi sono sentita veramente vicina, vicina a persone verso le quali avevo avuto sì un'attenzione ovviamente quando capitava, ma insomma sempre come dire frettolosa e poi così in qualche modo superficiale, non sapere, non capire, no? E invece grazie a questo spettacolo bellissimo, estremamente emozionante, ho capito e ho sentito le loro sensazioni, il loro modo di sentire, di vivere la vita, insomma. E proprio guarda, è stato un momento molto bello e proprio di unione, ecco, sì. Grazie Gianna, Grazie. grazie. Senti, Sandra, Bello. proprio prima parlavo con Tiziana del fatto che molti, invece alcuni, cioè non tanto proprio tanti, però hanno criticato appunto quel momento. Infatti Tiziana ha detto: io ho fatto la pazza, ho fatto ascoltare per 6 minuti quello che è la vita quotidiana senza vederla, i rumori proprio del nostro vivere quotidiano. E molti hanno criticato questa cosa. Io l'ho ritenuta una cosa molto molto giusta e positiva, forse il vero messaggio di tutto lo spettacolo, poi alla fine, veramente l'essenza proprio dello spettacolo si racchiudeva forse veramente in quei 6 minuti. E penso che anche l'intenzione di Tiziana era Hai quello del discorso. ragione. Invece tanti l'hanno criticata. Tu Non capisco perché è un atteggiamento, veramente mi permetto di dirlo, stupido, perché noi viviamo per capire, per comprendere, no? Ed è così difficile capirci e comprendere gli altri. È stato un momento invece proprio, ti giuro, che si è spalancato un mondo diverso dal mio, dal nostro, dalle persone, insomma, diciamo, vedenti, e che però mi ha unito moltissimo, me li ha fatti capire, mi ha fatto capire il loro modo di vivere, di soffrire, di gioire, le paure anche, no? Il timore di non vedere, di sentire dei suoni e non sapere da dove, come, perché. L'ho trovato molto, molto bellissimo ed è bellissimo aver fatto conoscere a tutti questo modo di sentire, di vivere e ti dico veramente, a me mi ha avvicinato in maniera straordinaria. Non, cioè, avessi letto 10 libri sull'argomento, avessi partecipato a 10 convegni sull'argomento, non avrei capito, recepito così bene. E compreso e se mi so, me, non mi sarei mai sentita così vicino appunto a persone non vedenti. A parte il fatto poi
che hanno dimostrato di saper fare tante cose. C'era un'attrice, una delle ragazze, bravissima, con un talento naturale straordinario. Beh, insomma, guarda, è stato, che ti devo dire, certamente una delle cose più emozionanti della mia vita, degli spettacoli più emozionanti che abbia mai visto in tutta la mia vita, che insomma non è breve. No, veramente sono anzi molto grata e spero che... Ma sarà molto, ancora molto lunga. Sarà ancora molto lunga, Sandra. Sandra, lo sai che poi noi ci abbiamo ancora sulle spalle un paio d'anni di tournée insieme. Certo. Tanto ricordiamo appunto che Sandra Milo fa parte del cast appunto di Otto Donne e un Mistero. Quindi dicevo prima Tiziana che una donna già è un mistero. Pensa se ci metti otto insieme quanti misteri vengono fuori. Io, Sandra, ho detto, se poi in mezzo a queste otto donne c'è Eva Robbins, che casino. Sandra, no, ci vediamo tutti a trovare esperienza. Al teatro, a te. Sì, perché infatti Sandra che debutti il 19 al Teatro Orione, ricordiamolo, con Gianfranco D'Angelo, ne vogliamo parlare? Sì, grazie. Ne vogliamo parlare? Ma io vorrei, guarda, ti ringrazio molto perché sei gentile e naturalmente agli attori fa sempre piacere parlare del proprio lavoro, però guarda, io voglio insistere su questa grande operazione che è stata fatta sui ragazzi, le ragazze non vedenti, e vorrei incoraggiare con tutto il cuore veramente Tiziana, il presidente, che certo, senso che lì di questa associazione, tutte le persone che si sono occupate, che hanno preso parte a questa operazione, a ripeterla, perché ti giuro che oltre a far conoscere gli altri, a farsi sentire più vicini gli esseri umani, ma poi è proprio importante per la nostra conoscenza, comprensione, e perché penso che questo migliori anche le persone che vi partecipano. Senti, quindi Sandra, una grande opera. Una promessa? Sì. Se io a maggio del prossimo anno riesco a portarlo in un teatro importante di Roma, tu ci fai l'onore di essere la nostra madrina? Ma guarda, io sono... Però se prometti, prometti. È per me un onore grandissimo. E allora guarda, mi sa che ti abbiamo ingaggiato. Mi sa pure a me, mi sa pure a me. E ti ringrazio, Tiziana, per il tuo coraggio, la tua sensibilità, per la tua forza d'animo, per la volontà, veramente, perché io ti conosco e so che hai tutte queste belle qualità, per cui mi sembra, come dire, il minimo che possa fare è riconoscerla pubblicamente e far sì che anche gli altri sappiano tutto quello che fai di bello, no? Perché poi lo so che lo fai con entusiasmo, con allegria, con amore, con passione e con allegria, ed è molto importante. Vero, vero, confermo. Allora il prossimo anno sei dei nostri, Sandra. Sì, mi sa che mi tocca. Decisamente. Sandra, io ti farei vedere in questo momento Tiziana, ma sei emozionata in questo momento in radio. La radio non si può vedere in radio, ma sei emozionata. Senti, tra l'altro partirà presto un'iniziativa di Radio Roma con appunto Sandra, Tiziana, e praticamente per sensibilizzare appunto le istituzioni nei confronti di questo discorso e poi soprattutto di questo argomento, ma soprattutto di quello che può essere il teatro per il pubblico non vedente, con la distribuzione di cartelle Braille in tutti gli spettacoli, una cosa di questo tipo. Vorremmo avviare un discorso di sensibilizzazione appunto con una petizione proprio su questo argomento, a portare poi a chi di dovere nei palazzi del cosiddetto potere. Certo, bravo, mi sembra che sia una bellissima iniziativa, che fate molto bene e che io per quello che posso sono partecipo e sono presente. Ti ho strappato l'adesione, Sandra. Sì. Va benissimo. Sono molto contenta. Grazie. Mi faccio tanti sei... auguri per tutto, veramente. Grazie Sandra, tu sei oltre un'attrice straordinaria. Non mi fare complimenti, posso che dire, non posso li merito. Dire, hai parlato fino adesso di me e non posso dire una cosa, però soprattutto tu sei l'attrice, la donna che io in questo momento, in questo ambiente ho incontrato, più generosa, non solo artisticamente, ma umanamente, che... Io ringrazio Dio di averti incontrato, Sandra. Tiziana! Basta! Allora ci vediamo giovedì al Teatro Orione alle 21. Ti aspetto, tesoro. E così Lettere di Radio Roma è diventata un filo diretto di esternazioni di affetto.
Ok. Bene, grazie mille di nuovo. Grazie ragazzi, grazie. Grazie di nuovo Sandra Milo per essere intervenuta appunto su questa domanda.